Partiamo da un libro, come sempre, per incontrare l'autore, nel nostro caso l'autrice, e entrare nel merito dell'argomento. Il libro, eccolo qua, presto detto, anzi, lo mostriamo bene in copertina perché la mia redazione mi dovrebbe averla preparata. Eccola, infatti, La finanza per tutti, anche per chi non l'ha mai capita, Mursia. È il nuovo libro di Manuela Donghi che spiega in maniera semplice e diretta parole, concetti e temi di attualità del mondo che lei conosce benissimo, quello economico-finanziario. Lei addirittura ci ha letto un pochettino dicendoci che è un libro che permetterà anche di affrontare bene il nostro rapporto con la finanza, magari per mettere a frutto, perché no, i nostri risparmi. Chi è Manuela? Non dovete chiederlo a me, voi lo sapete più di me, perché lei è giornalista e scrittrice, una firma del giornalismo economico-finanziario, ma soprattutto è un volto televisivo ben noto, più di un canale, e poi soprattutto ricordiamo che contiene in sé anche dalla nascita quella meravigliosa rubrica La finanza spiegata alla gente sul Libero Quotidiano, da qui la prefazione dell'amico, del grande direttore Vittorio Feltri. Manuela ha accettato il nostro invito, sarà con noi come sempre dopo la sigla. E allora benvenuta Manuela, è un piacere far la tua diretta conoscenza, perché indirettamente ti conosciamo bene. Benvenuta. Grazie, grazie Claudio, è un piacere mio, ci mancherebbe, è un onore essere con voi. Allora, intanto noi ripresentiamo il tuo libro perché di questo oggi dobbiamo parlare, ma come sai bene, noi scegliamo il libro e l'autore e l'autrice perché si entra nel merito del contenuto. Però è vero quando tu dici che è un vero e proprio manuale pronto all'uso. E difatti, per vari capitoli, io qualcuno ho già cominciato a leggerlo, è pieno dei temi dell'attualità, del mondo finanziario ed economico. Ma, ed è la mia prima domanda, Manuela, che mondo è oggi quello economico-finanziario? È un mondo alla portata di tutti, purtroppo per cause negative. Mi verrebbe da risponderti in questo modo, a una domanda che non è stata assolutamente preparata, ma sulla quale rifletto inevitabilmente ogni giorno e sulla quale rifletto ogni giorno anche con chi mi ascolta in radio, con chi legge le mie rubriche, con chi banalmente mi chiede, no, anche dei suggerimenti, che poi più che suggerimenti sono magari delle analisi o delle previsioni. Così, no? Come quelle che si fanno ogni giorno, anche in famiglia, in casa, ascoltando il telegiornale, ascoltando le notizie. L'economia e la finanza inevitabilmente sono diventate parte della nostra vita. Era sbagliato che non lo fossero prima, perché hanno cominciato a entrare nelle nostre case quando una crisi dopo l'altra hanno messo in subbuglio effettivamente la nostra quotidianità. Basti pensare, presto detto, il Covid, non che prima non ci fossero state crisi, però per parlare di eventi che sono accaduti in tempi più recenti, il Covid, le chiusure commerciali, il mondo che si è evoluto. Anzi, mi verrebbe da dire forse si è involuto perché tutto ha avuto uno stop brusco, no? E questo stop brusco si è verificato anche da un punto di vista prettamente economico, e lì parliamo proprio dell'economia reale, quella che riguardava tutti noi perché riguardava per esempio le nostre attività, il nostro lavoro. Poi quando tutto è ripreso abbiamo scoperto, perché è stata una vera e propria scoperta per tanti, che cosa significasse l'inflazione. Inflazione che non c'era da tanto tempo e pensa che era uno dei termini che si conoscevano meno. Poche persone sapevano effettivamente che cosa significasse e che cosa portasse come conseguenze. Poi c'è stata la guerra tra Russia e Ucraina, che ovviamente a livello economico ha sballato ulteriormente gli equilibri a livello mondiale, di lì ancora di più l'inflazione e di lì
il cambio di rotta delle banche centrali che adesso conosciamo tutti. Ecco, anche prima sfido a trovare quante persone, no, sapessero cosa effettivamente tutti i giorni facessero le banche centrali, no? Cosa che invece abbiamo imparato. Ecco, questo per rispondere in modo un po' più ampio alla tua domanda di partenza. Quanto fa parte della nostra vita? Oggi tantissimo. Abbiamo imparato per forza di cose ad avvicinarci alla finanza e all'economia. Allora, Manuela, hai sì fatto il quadro, hai dato anche già qualche bella pennellata oltre la cornice, ma ti provoco su un tema che è di attualità, perché è giusto ricordare come, secondo i dati della Banca d'Italia, l'alfabetizzazione finanziaria, tema che ricorre nelle nostre pubblicazioni da sempre e così nelle tue, evidentemente, stenta ancora a decollare. Livello degli adulti nel 2023 pari a solo il 10,6% su una scala da 0 a 20. Perché? Perché facciamo fatica? È colpa nostra o è colpa di chi si propone come un datore economico-finanziario? Come sempre non c'è un unico colpevole. Potremmo dire che la verità sta sempre nel mezzo, ma così come potremmo dire che quando si litiga, in questo caso non è un litigio, ma per portare un esempio, c'è sempre una responsabilità da una parte o dall'altra, salvo dei casi eccezionali. È un retaggio culturale che c'è da sempre, che porta a considerare intanto la finanza e l'economia come delle materie che sono solo per chi vuole effettivamente avere a che fare con l'economia e la finanza, quindi chi vuole lavorare in banca, chi vuole lavorare in borsa, chi vuole lavorare nelle assicurazioni, eccetera, eccetera. Potrei citare tantissime altre professioni, ma il retaggio culturale, se torniamo indietro anche di un tempo più lungo e più ampio, ci porta a tempi nei quali, per esempio, le donne non avevano a che fare minimamente con il denaro perché non lavoravano, perché solo l'uomo poteva lavorare, no? Qui dobbiamo veramente tornare indietro di tantissimo, ma per far capire che poi nel corso del tempo, certo, la situazione si è evoluta, ma sappiamo molto bene che quando c'è una mentalità che dura per tanti anni, per tanto tempo, poi allo stesso modo dura anche più del previsto, no? Uso ancora questa parola. Quindi, diciamo, responsabilità della mentalità. Responsabilità di chi ha sempre, come dire, allontanato questi temi, chi li ha allontanati? Appunto, noi stessi, pensando che fossero solo per chi di dovere e non certo per chi invece non si occupava di economia e di finanza. La responsabilità è stata delle istituzioni, lo è ancora oggi, perché fino a oggi non si era mai parlato, per esempio, seriamente di inserire l'educazione finanziaria a scuola. È stato fatto ora un timido, e adesso ti spiego anche perché lo definisco timido, tentativo, no, di portare avanti il discorso, perché il governo attuale ha inserito in un disegno di legge competitività dei capitali lo studio dell'educazione finanziaria a scuola insieme all'educazione civica, però tutto pare un po' fermo. Perché è fermo? La volontà c'è, l'intento c'è, la legge è stata fatta. Però poi scopriamo che dobbiamo cercare i professori, i formatori, perché insomma insegnare l'educazione finanziaria non è come insegnare come si cucina un piatto di pasta, per quanto per me potrebbe essere ancora più complicato imparare a cucinare un piatto di pasta, no? Per sdrammatizzare, però per dire, e poi bisogna avere le risorse, perché ovviamente bisogna avere dei professori, sappiamo molto bene com'è la situazione della scuola in Italia, insomma. Questo per dire che la responsabilità è stata sicuramente delle istituzioni. E quindi il fatto che tutti noi abbiamo sempre pensato di stare alla larga da questi temi. Ecco, oggi forse cominciamo a pagarne davvero le conseguenze. Volevo fartela infatti la domanda sulla materia scolastica educazione finanziaria, sono d'accordissimo con te, poi la commistione con l'educazione civica, che poi adesso dicono addirittura con l'educazione sessuale, dice già l'imprinting sbagliato che si vorrà dare a questa inclusione. Senti Manuela, mai come in questo periodo probabilmente l'errore più grave che possiamo fare è quello di dire:
ci fidiamo degli esperti. Sono temi che riguardano gli esperti, come tu dici nel tuo La finanza per tutti. La scarsa conoscenza oggi ci può costare effettivamente operazioni sbagliate, ma anche altre carenze che possono riguardare la vita delle famiglie oggi, secondo te? Assolutamente sì. Allora, la scarsa conoscenza finanziaria costa cara per tanti motivi. Anche qui facciamo un elenco molto semplice. Costa perché se non abbiamo delle basi di educazione finanziaria, magari non sappiamo effettivamente che possiamo risparmiare diversamente il nostro denaro e magari non lo risparmiamo a sufficienza e quindi abbiamo a disposizione un tesoretto meno ampio, meno importante rispetto a quello che potremmo avere. Oppure al contrario, magari buttiamo via dei soldi perché non sappiamo mettere a confronto delle situazioni. Oggi il libero mercato ci dà veramente ampia possibilità, no? Di scegliere, di verificare, di confrontare, di studiare, di analizzare. Diciamo che, allora, se vogliamo essere onesti, se non vogliamo fare retorica, nel 2023 è quasi impossibile non poter essere a conoscenza delle cose. Cioè, diciamo che l'ignoranza nel senso nobile del termine, cioè di non sapere, non è ammessa. Certo, il rovescio della medaglia è quest'altro aspetto, cioè quello che abbiamo a disposizione tantissime informazioni e quindi il fatto di conoscere ci aiuta anche a distinguere tra quelle che sono le informazioni vere, le fonti accreditate alle quali possiamo appoggiarci, mentre invece altre che dobbiamo assolutamente scansare come la peste. Ecco, diciamo che questo è un altro aspetto, l'elenco che stavo per fare prima. Perché costa non conoscere? Perché possiamo incappare maggiormente in truffe? Perché oggi accendendo il PC, prendendo il nostro smartphone, ci arrivano tantissimi messaggi allettanti, no? In cui ci viene detto: ma prova a investire 100 euro, vedrai che tra 10 mesi avrai guadagnato, adesso esagero appositamente, 1 milione di euro. Beh, così verrebbe da dire, eh sì, e chi ci crede? Eppure qualcuno ci crede, perché ci sono persone che perdono tanti soldi e quindi costa cara la non conoscenza. La non conoscenza costa cara perché magari pensiamo che quando si parla di investimento si intenda solo un investimento di una persona che è multimilionaria, Warren Buffett, Paperon de Paperoni, tanto per citare un personaggio realmente esistente, uno invece di fantasia, ma non è così, perché l'investimento, un investimento a 360 gradi sul nostro futuro può essere anche un investimento sul fronte pensionistico, no? Allora magari riservando un pezzettino di quello che oggi noi guadagniamo, piuttosto che lasciarlo nel cassetto di casa o spendendolo magari inutilmente, possiamo riservarlo per un fondo pensionistico. Adesso invento, ciascuno poi deve fare le sue scelte ovviamente. Però se noi sappiamo che abbiamo tante possibilità, possiamo dirottare le nostre risorse economiche nel giusto modo. Altrimenti ci costa, altrimenti magari in un futuro ci renderemo conto che se avessimo fatto delle cose avremmo guadagnato di più e quello è un mancato guadagno, quindi ci è costato qualcosa. Ora ho citato insomma degli esempi molto semplici, ma che vedi fanno capire come la finanza sia veramente per tutti e debba essere per tutti, non è solo degli esperti, anzi lo è ancora di più per chi non è esperto. E tu dici appunto che il tuo compito, il tuo obiettivo è portare la finanza in tutte le case, a portata di mano di tutti. Dici anche un'altra cosa e ci sfidi, perché dici il segreto è rendere la materia seria ma non seriosa. Ora sappiamo perfettamente che quando si parla di finanza, io quando ne in trasmissione devo intervistare qualcuno che ha a che fare col mondo finanziario, il Cottarelli della situazione, tutte le volte li prego di utilizzare un linguaggio comprensivo, come faccio con i medici, la stessa identica cosa. Ecco, numeri e conti sotto questo profilo della comunicazione, come farsi gli amici, come tu ci sfidi a fare?
Allora, beh sì, dai, mi piace pensare che sia una sfida, ma una sfida costruttiva ovviamente, ma perché ci sono passata anch'io e ti spiego subito e vi spiego subito perché intanto c'è da dire una cosa, rispetto a una volta, rispetto a tempi passati, il linguaggio tecnico, i tecnicismi sono stati un po' sdoganati, no? Basti pensare al linguaggio politico, una volta i politici non si facevano capire più di tanto, oggi i politici comunicano con noi attraverso i social, attraverso un linguaggio veramente di tutti i giorni, forse anche fin troppo, però questo è un altro discorso. Però insomma si è un po' sdoganata quella parte lì, anche per l'economia e la finanza è diventato un attimino più accessibile a livello linguistico, però insomma non più di tanto, perché poi quando ci troviamo ad ascoltare magari tanti economisti o professori, no, che pensano di rivolgersi a chi ne sa, insomma molte cose restano incomprensibili. Perché ti dico che ci sono passata io e quindi mi piace prenderla come una sfida? Perché io arrivo assolutamente da una formazione umanistica, io sono laureata in lettere moderne, addirittura indirizzo linguistica italiana, mi sono laureata con un professore purista, cioè non accettava assolutamente incursioni di altre lingue straniere nella nostra lingua italiana. Figuriamoci se pensiamo alla finanza che è piena di termini che provengono per esempio dall'inglese, no? Dall'americano. Ma detto questo, io a un certo punto professionalmente parlando mi sono trovata a seguire prima la politica e poi di conseguenza l'economia, perché vanno insomma un po' di pari passo. Mi sono anche, come dire, stupita di me stessa, ma mi sono appassionata alla materia perché mi sono accorta che in realtà non era fatta di numeri, cioè, o meglio, certo, i numeri ci sono perché ci basiamo su statistiche, su sondaggi, su appunto su numeri, su previsioni, eccetera, eccetera. Dipende poi, insomma, che ambito della finanza e dell'economia trattiamo. Ma non è fatto solo di questo, perché l'economia, è il sociale, è il sentiment delle persone, delle imprese, delle aziende. Il sentiment cos'è? Come ci si pone di fronte a un certo periodo, a una certa realtà, e si studiano tutti anche dei fenomeni, dei meccanismi che ci aiutano a comprendere perché magari vengono fatte delle scelte che poi condizionano e muovono, no, gli eventi economici. Per esempio, io nel libro La finanza per tutti ho inserito un capitoletto in cui parlo del lavoro degli economisti e il titolo è Gli economisti non sono alieni. È vero, perché l'economista sembra il classico burbero che legge solo numeri, ce lo immaginiamo, no? Chino su foglie e fogli di carta o PC grafici. Non è così, l'economista è colui che, per esempio, studia, progetta dei modelli economici per un paese che possono migliorare la vita del paese stesso, ovviamente a livello economico, ma che poi cosa significa a livello economico? Tante cose a livello sociale, a livello di comunità, a livello di relazioni interpersonali, a livello di prospettive future. Per questo ci possiamo fare amici, i numeri. Ed è quello che è successo a me. E allora io, avendo dovuto inserirmi in un secondo tempo nella materia, mi sono detta: no, adesso devo prendere il toro per le corna, devo capire che cosa sta dietro, no? Una materia che ho sempre considerato lontana da me. E mi sono resa conto che non era assolutamente lontana da me. Infatti, la dimostrazione è che questo è il secondo libro che scrivo di economia e finanza, è da anni che mi occupo di finanza, di mercati finanziari. Insomma, e quindi perché se ce l'ho fatta io, perché non ce la possono fare Giusto. altri? Tutti ce la possono fare. Senti Manuela, noi intanto stiamo comprendendo come si può diventare Manuela Donghi nel sentirti parlare. No, mi viene in mente che tu ti sei laureata in lettere moderne, io mi sono laureato in lettere moderne e filosofia. Quindi pensa te quale raffronto posso avere io se penso a tutte le varie materie che da giornalisti dobbiamo in qualche Certo. modo affrontare. Senti, ti voglio provocare su altri due temi e da conduttrice radio-televisiva ti dico attenta perché abbiamo ancora 3 minuti davanti. Il Sì. primo dei due è questo, Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea, la von der Leyen a capo della Commissione Europea, la certa Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, sempre più donne ai vertici finanziari. Il tuo commento.
Vero, verissimo, questa è una buona notizia, spero che ce ne siano sempre di più. Io spero però che vinca la meritocrazia sempre e comunque, indipendentemente dal colore. Mi spiego, se un uomo è più bravo di una donna è giusto che vada avanti l'uomo, però è giusto che se la donna è più brava vada avanti la donna e spesso non succede questo, è qui, no? Che c'è. Quello da sistemare. La meritocrazia, se ci fosse sempre la meritocrazia, non ci sarebbe colore che tenga, e su questo io non ho dubbi. A me preoccupa di più un altro dato, che ancora oggi nel 2023, parlando proprio di donne, scopriamo che le donne occupate in Italia sono il 55%, praticamente quasi una donna su due non lavora e non cerca lavoro. Questo perché? Perché le donne non hanno voglia di lavorare? No, non credo. Poi è ovvio che come in tutte le situazioni c'è chi anche non avrà voglia di lavorare, ma così come ci sono tanti uomini che non hanno voglia di lavorare, perché evidentemente non ci sono le condizioni adatte affinché una donna possa, dopo un figlio, magari non abbandonare il posto di lavoro o non chiedere il part-time che penalizza qualsiasi tipo di avanzamento di carriera, perché lo sappiamo, no? Con un part-time dove si va? Si lavora, si porta a casa uno stipendio dignitoso, però non si può sperare di fare altro. È questo che mi preoccupa di più, perché io credo che ai vertici le donne continueranno, almeno incrociamo le dita, ad andare, ad aumentare. Ma io mi auguro che continueranno ad aumentare le donne che lavorano, nei livelli, diciamo, più bassi, nel senso anche qui nobile del termine, no? Senza pensare a Christine Lagarde o insomma a chi ricopre degli incarichi elevati. No, no, io vorrei che le donne lavorassero perché possono farlo senza dover fare necessariamente delle scelte dolorose, perché a volte lasciare il lavoro, magari per il quale si è studiato, per il quale si è fatto magari un pezzo di carriera e poi non si può fare il resto della carriera, è veramente doloroso. Oppure al contrario, quando magari per evitare di lasciare il lavoro che si ama non si decide di non fare una famiglia, è anche questo altrettanto doloroso. Magari non ci rendiamo conto al momento, ma credo che prima o poi la vita presenti sempre il conto. E allora il nostro paese, come altri paesi, non devono permetterlo, non devono permettere di presentare un conto che poi non può essere sanato. Ecco, questo è un po' il mio augurio. Questo è il tuo augurio, ricordiamo il tuo libro che possiamo mostrare ancora, La finanza per tutti, anche per chi non l'ha mai capita, con la prefazione del direttore Vittorio Feltri di Manuela Donghi, alla quale pongo l'ultima domanda che non può che essere di attualità, Manuela, e cioè vediamo tutti in quale periodo stiamo vivendo, sotto profilo economico-finanziario, inflazione, crisi, le guerre, risalita dei prezzi. I tassi di interesse delle banche, perché non ricordarlo? Ecco, che periodo stiamo vivendo? Te l'ho chiesto prima, che futuro prevedi? Perché no, anche prossimo, perché esiste anche il futuro prossimo, puoi in qualche modo farci in qualche modo profetizzare. Allora, magari, allora, prima abbiamo detto lancio una sfida, quella la lancio volentieri, diventare profeta purtroppo non sono ancora riuscita. Se domani mattina dovessi svegliarmi così ti chiamo, sarai il primo a essere chiamato, te lo prometto. Scherzi a parte, è sicuramente un periodo molto molto caotico, non tanto per quello che stiamo vivendo magari oggi, che abbiamo vissuto ieri e che vivremo domani, ma per quello che stiamo vivendo da tanto tempo. Abbiamo vissuto una crisi dietro l'altra, lo dicevamo in apertura: il Covid, l'inflazione, la guerra. Adesso ci si è messa anche la guerra in Medio Oriente e le banche centrali che continuano a alzare i tassi di interesse, il rallentamento dell'economia, paesi come per esempio la Germania, che sono sempre stati un po' i nostri punti di riferimento, che adesso non lo sono più. C'è cosa ancora più grave, lo scoramento da parte di tutti, no? Non c'è una prospettiva futura, le imprese non sanno più come investire, non possono avere liquidità e non possono neanche avere spesso dei prestiti perché costano, e quindi il paese, l'Italia, ma come altri, rallenta. È un momento in cui in finanza si dice occorre necessariamente stare alla finestra, cioè guardare e aspettare, purtroppo attendendo che qualcosa cambi. Ci sono ancora troppe incognite. Purtroppo ai mercati quello che fa paura è l'incertezza, anche se il mercato in qualche modo va avanti, perché vediamo anche delle performance di borse che comunque continuano a essere positive, però purtroppo è la nostra economia
che rischia di perdere pezzi. Noi non abbiamo più lo stesso potere d'acquisto di un anno fa, per esempio, e quindi spendiamo meno. Anche i risparmi, l'italiano è un risparmiatore. Risparmiamo ancora, ma probabilmente per pagare le bollette, non più per toglierci degli sfizi o per comprare una casa, per comprare la macchina, per dare la paghetta al nostro bambino o insomma quello che ci pare piace, perché dobbiamo pagare le bollette. Si rischia di cambiare proprio anche come dire, una condizione sociale, no? Perché poi ho portato l'esempio del risparmio. Noi siamo sempre stati abituati a risparmiare per dei motivi, ora risparmiamo per altri. Non si possono fare troppe previsioni, anche se poi le previsioni vengono fatte ogni giorno, ma è recente quella del Fondo Monetario Internazionale, prima hai citato, insomma, il direttore del fondo, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, che parla di un'Italia che vedrà calare nuovamente il suo PIL, insomma, quindi la crescita sarà assolutamente negativa, con questo zero davanti che non riusciamo a toglierci di dosso. Finché queste incognite non se ne andranno, finché l'inflazione non tornerà vicino al 2%, come ci dicono le banche centrali europee, finché l'economia non si rimetterà in moto, magari lentamente, ma si rimetterà in moto, tante previsioni non possono essere fatte. Io personalmente mi sbaglierò, ho sempre diffidato di chi ha dato delle previsioni troppo certe in un contesto turbolento e caotico come questo. Non è possibile, bisogna attendere. Noi continueremo a leggerti, ad ascoltarti, a vederti per avere parole chiare, pulite, che arrivino direttamente alla gente. Se vorrai, potrai ancora far capolino nel nostro My Generation Economy, perché è stato bello poterti conoscere personalmente, anche se non è stata una sorpresa per chi come me ti legge da sempre. Grazie Grazie. Emanuela, ricordiamo il tuo ultimo libro dunque, questa è la finanza per tutti, anche per chi non l'ha mai capita. A Grazie, ringrazio anche presto. Mursia che ha avuto fiducia anche nel proporre tematiche come queste che appunto non tutti hanno il coraggio di proporre. E grazie naturalmente a te per questa bellissima finestra che dedichi alla cultura a 360 gradi. Grazie. Quando vorrai, sarai sempre ospite graditissima. A presto Ci e buon sarò. lavoro. Grazie, grazie a tutti, arrivederci.